si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti. Vergogna! Non avete dignità, non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti. Dietro un altro evento bugiardo. Tenga presente che non ha nemmeno una laurea valida. Io mi rivolgerò, e mi rivolgo allora qui, mi rivolgo qui al ministro dell'istruzione, in carica credo che se può sottoporre a custodia sicura le documentazioni che esistono presso l'università circa la laurea del signor Di Pietro. E questa è la mia laurea, presa con il professor Viscarelli di Lucia in diritto costituzionale, una materia che mi farebbe pena studiarsi un po'. Ora io affermo senza tema di poter essere smentito che in Italia c'è uno Stato palese, che è quello del governo e della sua maggioranza, e c'è uno Stato parallelo che è fatto da tutti i poteri forti organizzati, che sono nelle mani della sinistra, e sono le scuole superiori, le università, i giornali, le radio, le televisioni, la magistratura. E mia mamma mi ha detto, beh, e allora voleva dire che eri il numero uno, l'unico. Allora mi dispiace, io chiudo, chiedo alla regia, mi dispiace, no, chiudo il collegamento telefonico, mi dispiace, non si può accettare questa sua posizione. Allora se lei non rimuove il vincolo, lei non può parlare stasera. D'accordo, lei è un dipendente del servizio pubblico, d'accordo, si contenga. Gli italiani lo sanno, il 68% dà a me la propria fiducia, il proprio consenso, e quando guarda la televisione si rende conto che la realtà è questa. Abbiamo ancora qualche sono battuto perché Biagi non lasciasse la televisione, ma alla fine prevalse in Biagi il desiderio di poter essere liquidato con un compenso molto elevato. Non c'è più Enzo ormai di oggi. Sentiamo. Perché voglio denunciare questo signore. Prendete nota, chiedo, c'è un ufficiale di polizia, chiedo che intervenga a prendere le generalità perché voglio denunciare questo signore. Siamo circondati nella politica, nella stampa e ahimè nella televisione da troppi farabutti.